Pronto Veronica, ci sei? Ci sei Veronica? Dai, alza il telefono. Ciao Velò, allora guarda che siamo qua tutti pronti in attesa di vedere la tua Befana. Siamo sicuri che sarà una Befana bellissima. Ciao. Alza il telefono Veronica, sei in bagno, stai vestendo, sei scesa giù per il cappuccino. Ciao Veronica, sono Antonio Sperandeo, spero che ti vada tutto bene, ti seguo sempre con affetto. Ciao Veronica. Ti lascio un messaggio, sono Carlo Verdone, ti voglio bene, spero di sentirti perché ormai è veramente tanto tempo che ci mandiamo saluti tramite persone, però non ci incontriamo mai. Ti abbraccio fortissimo e fatte viva! Ma stupendo! Ma io piangerò con questa cosa, mi fate piangere, bellissimo, bellissimo, non me l'aspettavo tutte queste telefonate. Insomma, abbiamo detto tutto, c'è qualcosa da dire? Detto pure troppo, cioè, io vorrei sapere come fate a sapere come è finito il mio matrimonio, dove sono finite le fedi nel cassetto. Non so dove è finita la fede, francamente. Ah, ma tante cose, siete molto informati. Secondo me siamo... Anche molto pettegoli. Siamo sfrugoglioni. Se dovessi nascere adesso, potessi scegliere fra due cose... Quale sceglieresti? Non attrice ovviamente, tra commessa e professoressa? Ah beh, probabilmente professoressa, solo che dovrei studiare molto prima e non era proprio la cosa che mi piaceva di più. Però mi piace molto la cosa divertente, adesso del ruolo, vabbè ovviamente sono una professoressa per finta, però la cosa divertente è avere il rapporto con i ragazzi, con i giovani, adesso dire rapporto con i giovani mi sento vecchissima, però insomma è così. E anche nella finzione, come è stato qui con la prof, è stato divertente questo, un confronto di generazioni ormai molto distanti, ebbene sì. Anche io ho fatto il maestro di bambini 6 anni invece quindi, in questa esatto, cosa, quindi lo so. E quindi insomma sai cosa è divertente. Ma appunto, parlando di bambini, a 7 anni tu hai cominciato a fare la doppiatrice di... Però doppiare i cartoni animati di Bim Bum Bam come facevi tu a 7 anni, beh, non ti ha tolto? Beh, io facevo ancora, in realtà, prima... Non mi ha tolto? No, va bene. No, dimmi, dimmi. Io ho letto anche di Bim Bum Bam, i cartoni animati in generale, non toglieva qualcosa alla magia della tua infanzia che vedevi che ci stava dietro? Ma insomma? Ma io già lo sapevo, nel senso che io sono figlia di un regista e di un'attrice, per cui non è che ci fossero grandi segreti di questa certo. professione. Io un sacco di volte, mentre i miei provavano degli spettacoli, mi addormentavo sulle poltrone delle sale prove, per cui in realtà non c'era niente che non sapessi già. Anzi, mi piaceva molto l'idea di fare parte di questo mondo, lavorandoci naturalmente, non solo perché assistevo agli spettacoli. Ho sempre partecipato, per me non, oltretutto la grande fortuna è che per me non è mai stato lavoro in realtà, perché se tu lo fai fin da piccolo, ti diverti a farlo, questo è veramente il grande privilegio della mia vita, il secondo grande privilegio. Appunto, ma fare la doppiatrice, diciamo, è una marcia in più per un'attrice, ma una brava attrice è sempre una brava doppiatrice? No, non credo. No, perché sai, c'è una cosa differente, il doppiaggio prevede anche, cioè devi avere una preparazione tecnica, che insomma sono regole, nel doppiaggio devi essere ferreo e sapere certe regole, molti non hanno la preparazione tecnica, poi magari studiando, applicandosi sarebbero dei perfetti doppiatori, però sai, il doppiaggio è sempre visto un po' come una, o una cosa, uno dice non ce l'hai fatto a fare l'attore, fai il doppiatore, io ho iniziato facendo doppiatrice, quindi insomma sono molto rilassata e è un mestiere che mi diverte, non è un ripiego, ecco, molti lo vedono come un ripiego, allora lo guardo un po' così, invece secondo me è molto divertente. Io ho iniziato doppiando telefilm e poi doppiavo i bambini, perché ero una bambina. Quindi. E poi perché papà Paolo e mamma Grazia, questo regista. C'erano già, diciamo, nel mondo dello spettacolo. Sì, certo. E c'è un consiglio che ti hanno dato loro, che magari ai tempi ti è sembrato che non hai accettato e che invece adesso in retrospettiva guardi e dici, ma questa cosa me l'avevano detta loro? Ma no, in realtà non è che mi abbiano dato consigli, io vedevo come si svolgevano le cose, che cosa significava fare questo mestiere, per cui... quello che era tutto molto chiaro, nel senso che una cosa che mi hanno sempre detto è non farti illusioni, nel senso che per carità credici nelle cose, però sappi che in sintesi insomma non è tutto oro quello che luccica, ed è vero, è una cosa verissima di questo mestiere, che in certi momenti è veramente sfavillante, in altri è tristissimo, secondo me, molto difficile, molto, molto difficile da affrontare, difficile affrontare l'aspetto emotivo come la disoccupazione, che è un'altra cosa che in questo mestiere c'è sempre. Che mancano gli ancoraggi, in certo senso. Beh sì, ci sono tanti momenti, è un lavoro dove si è molto soli, per esempio, insomma, ci sono tante componenti. Appunto, parlando di un momento sfavillante,
il 1994 a casa Pivetti, cioè nel senso con tua sorella Irene che entrava in Parlamento, presidente della Camera, e tu che sei entrata con Fazio, beh, io molto a dopo. Quelli che il calcio, beh, io molto dopo, quell'anno lì, tipo l'autunno. Beh, c'è stato un anno in cui mia sorella è stata eletta, cioè, io continuo a fare la doppiatrice. Cioè, ma a casa, tipo, non me lo passi, come facevi? Cioè, una presidente della Camera e una in televisione con, no, un programma che ha avuto, guarda, un grande successo. Io ci tengo a dire questa cosa importante, guardate, vi prego. Fai un appello agli italiani, no, mettiti veramente là. Siamo persone normali, non sembra, ma giuro che è così. Cioè, quelli mi dicono, ma tu con tua sorella come fai? Tu hai un fratello, hai una sorella, faccio nello stesso modo, cioè siamo persone assolutamente normali che hanno avuto dei percorsi magari originali, però insomma, boh, siamo vabbè, qualunque, siamo qualunque. Vabbè, mio fratello che è regista teatrale, quando io ho fatto l'Isola mi ha detto, cioè proprio... Sei pazzo! Ho visto che discendevo nel maelstrom, giusto? C'è mai stato un momento in cui magari le scelte politiche di tua sorella o le tue scelte artistiche vi hanno portato a dire no, secondo me qui proprio non ci si è... Ma no, io non... Cioè io e mia sorella non siamo la stessa persona, siamo due persone molto diverse e abbiamo fatto sicuramente scelte politiche differenti. Vabbè, non stiamo a parlarne più perché tanto non è questa la sede, però a lei interessano certe cose, a me altre. Ma poi artistiche, io faccio un mestiere, lei ne fa un altro, cioè siamo diverse, quindi ciascuna ha la sua identità alla quale tiene, che conserva, e poi ci si vuole bene perché siamo persone che hanno stima l'una dell'altra, perché siamo sorelle, punto, fine. Se poi lei fa una cosa che io non apprezzo, glielo dico. Se io faccio una cosa che lei non apprezza, me lo dice e rimaniamo amiche, insomma. E certo, Timo, certo. Per esempio, quando è che è successo che le ha detto una cosa che non le è piaciuta? Ma chi mi sta dando del lei che lo piglio a schiaffi? No, noi siamo qua da casa, ma siamo, no, in casa mia. Lei signora Pivetti. Noi le diamo del voi. Nonna, la nonna, mi state trattando, no, trattando come la nonna. Volevamo darle della Befana, però è un altro discorso. Ma io sono orgogliosa se mi date della Befana. No, non lo so, ovviamente non vado nel dettaglio perché siete troppo curiosi, però insomma può capitare che non si sia sempre d'accordo. Penso che a tutti capiti e che nessuno per questo rompa i rapporti. Ah, certo. Ci rompono i rapporti per cose molto gravi, che spero non succedano. Senti, voglio farti sentire una cosina. Che bella canzone del mondo. Ma insomma, la più bella canzone al mondo. Il più grande autore. Il treno dei desideri. Per te. All'incontrario va, no, va dritto. Dove ti ha portato? Beh, dove mi sta portando? Mi sta aiutando molto. Insisto, sono una persona fortunata, lo so. E cerco, diciamo, per quanto si può, di meritarmi questa fortuna, magari a posteriori, cioè cerco di fare sempre meglio, non so se ci riesco, sicuramente mi impegno perché sia così, cerco di mettere in cantiere più progetti possibili per meritarmi la grande fortuna che ho avuto, questo sicuramente. Dove mi sta portando? Non lo so, spero di non saperlo, perché sennò se uno sa già dove va a finire, la vita è meno divertente, gli imprevisti sono il massimo. Ma tu hai detto fortuna prima, l'ha detto un nostro Befano che c'è collegato con noi dalle Marche, perché questa Befana non sei proprio attualissima, perché il 5, ovvero tra due giorni, va in onda con miacarabefana.it, giusto? E lo vediamo. Dove un clip? Faccio? Sì, una, spero. Ho di visto più. Che voli sulla scopa, mi piace morire, ho visto tutto. Anche il tuo regista ieri, vai, eccolo vai, qua. Vai. Scusate, è una cosa ricca, è bello, mi ricorda molto Mary Poppins. Voglio salutare anche Ludovico Gasparini, che è il tuo regista. Ciao, Iari Gugliucci, che è il tuo coprotagonista. Insomma, tutti questi meravigliosi attori che vedremo lunedì sera su Rai 1 in prima serata. Esattamente, esattamente. Beh, io non so che dirti, volevo farti un attimo al volo, mi dici un po', ti ho delle parole tipo, se dico bicicletta, te che ti viene in mente? Mi viene in mente Milano, la mia vita è stata in bicicletta. E se dico corpo? Il mio, non so perché, però perché in fondo mi piace, pieno di difetti, pieno, però è il mio. Due parole, New York? Il sogno, città, città di sogno. Tela? Un abbandono, nel senso che io ho dipinto tanti anni, sì, fino a 20 anni ho dipinto, quindi moltissimo tempo fa, e ho smesso, però insomma è un bellissimo ricordo della mia vita. E l'ultimo, patente? Sconosciuta, perché non ho la patente. Non hai la patente? No. Quindi, in bicicletta? Io? Beh, no, moltissimo a piedi per Roma e poi con i taxi, con quello che c'è. E invece
invece a Milano io vivevo in bicicletta. Qui è un po' faticoso perché a Roma su e giù. Insomma, infatti, ma nelle colline sono andato in su e giù, io ringrazio veramente Veronica, ti faccio gli auguri. Grazie. Buon anno, buon 2009, parti alla grande con questa Befana. Speriamo.